Carissimi amici della Pognotomia, puntata extra questa settimana per presentare dei prodotti artigianalissimi che mi hanno proposto, proposto per una recensione Andrea Raffaldi, detto Drughetto. E qui stiamo parlando di una storia particolarissima, infatti io mi sono prestato molto volentieri perché stiamo parlando di un produttore completamente regionale, completamente diciamo amatoriale. Chi è Andrea? Andrea è uno chef che ha svolge la sua attività a Milano in un ristorante del centro e a un certo punto, tra le tante, come dire, attività che lui svolge extra lavorative, si appassiona ai saponi da barba, la studia. Studia come farli, studia come produrli e parte ovviamente da quello che è il suo mestiere, cioè il mestiere dello chef, perché lui parte dalla produzione del sego, del tallo, che viene prodotto da lui stesso utilizzando le parti dell'animale che servono per ricavare il grasso, da cui poi si, utilizzando altri componenti che adesso non sto ad elencare perché non me ne intendo come lui, da cui poi viene fuori, diciamo, il sapore. E lui ne produce ovviamente artigianalmente, lo fa per passione, però ha tanta fantasia, insomma, ne ha già prodotti abbastanza. Non ha packaging, per dire, cioè non è un prodotto commerciale. È un prodotto però davvero artigianale. Lui ne produce, io spero che Andrea non si offenda se sbaglio qualche numero perché mi sono fatto raccontare tutto. Ne produce produzioni da 9 kg, che non sono mai le stesse, perché chiaramente dà largo spazio, diciamo, all'inventiva e alla fantasia. E lui mi ha fornito dei campioni. Ad esempio, io spero di non sbagliare i nomi, io qui ho un foglio che ho segnato. Questo è il Barber Shock, con tallo, ovviamente, essenze, essenze varie, abbastanza pulito, neutro come profumo, Barber Shock, vedete come si presenta? Si presentano come saponi, come paste di sapone, ma della consistenza non simile, quindi ognuno è diverso. Questa qua è bianca, quindi è difficile anche da inquadrare, è una pasta di sapone, Barber Shock. Poi abbiamo ad esempio invece il Balsamico Strong, qua addirittura c'è una sorta di, questo campioncino di etichetta, che è più morbido, e questo è veramente incredibile. Questo è Balsamico Strong con toni di grappa, whisky e cognac, tè cinese affumicato e olio di betulla. È particolarissimo, molto forte, cosa strong. Poi abbiamo, sempre che di quelli che lui mi ha fornito per un test, il caffè. Eccolo qua. Il caffè. Consistenza più dura, questo caffè, e addirittura con i chicchi, con i grani di caffè all'interno. Io ho preso nota perché ricordarmi tutto è difficile, poi chiaramente stiamo parlando. È un caffè fatto con tallo di manzo. Di manzo. Il tallo viene prodotto appunto tramite una estrazione di questo grasso dalla parte dell'animale, e quindi poi chi meglio di chi lavora in cucina poi ha la possibilità di fare, diciamo, questo tipo di operazioni. Tallo di vitello surrenale, proprio, no? Cioè in generale, oppure di manzo. Poi abbiamo dei saponi più morbidi. Infatti, vedete come me li ha presentati in confezioni. Quasi creme, quasi creme. Allora, qui c'è. Io ovviamente mi sono dovuto, ripeto, prendere appunti perché pan di zenzero con il tallo e spezie, molto neutro, questa cosa qua. Pan di zenzero. E poi abbiamo il lizzero. Il lizzero che è ottenuto dalla macerazione nel tabacco di pipa con
strutto, in questo caso è strutto, non è tallo, strutto come grasso di base, e olio di rosa bulgara. Ora andiamo a vedere come funzionano questi saponi artigianalissimi, insomma, più di così si muore, nel senso che vengono prodotti proprio neanche per essere, diciamo, commercializzati. Ma attenzione, perché mi dimenticavo uno, c'è il bergamotto. Il bergamotto, che vedete come anche l'artigianalità del campioncino, il bergamotto, che mi piace molto, devo dire, ottenuto dalle scorze del bergamotto fatte macerare. Quindi, oltre ovviamente che dal grasso, insomma, però, scorze del bergamotto vengono fatte macerare e poi ovviamente con l'aggiunta di qualche olio essenziale, credo. Ecco qua. Allora, proviamo a montarne due. Tanto per vedere come funzionano questi sapori di Andrea, che ovviamente ha il suo profilo Facebook. Chi lo volesse contattarlo può trovare lì per chiedere spiegazioni, insomma, qualsiasi cosa. Anche perché io, ripeto, sono semplicemente un tester, non ho la conoscenza tecnica. Lui mi ha fatto una spiegazione incredibile, che io però non ho gli elementi per riportarli come lui me l'ha anche raccontata con un certo trasporto. Devo dire che mi è piaciuto molto questa passione che mi ha trasmesso e mi ha consigliato di usare il semoga, ad esempio, come per il montaggio. E io ne monterò uno, ne monterò due ovviamente, uno con il semoga e uno con il pennello sintetico che mi ha proposto mia. Questi qua sono già stati messi a bagno. Allora, proviamo il bergamotto. Proviamo il bergamotto. Bergamotto, io ho degli appunti perché non voglio sbagliare, poi Andrea mi tira le orecchie. Vediamo appunto, macerazione della buccia di bergamotto e oli. Allora, noi prendiamo una quantità non esagerata di prodotto e la mettiamo nella ciotola di Rocco Contini. Eccolo qua, mettiamo una base, quindi proprio una piccola quantità di prodotto. Eccolo qua. Adesso acqua calda, così vediamo anche come monta e come poi prendiamo uno lo strutto, è interessante avere lo strutto con il maiale. Eccolo qua. Vedete che il montaggio con questo maiale che è stato bagnato ha subito preso. Però io aggiungo un po' d'acqua calda, proprio perché con il grasso animale, che è pregiato rispetto ad altri grassi, e tra l'altro prodotto anche in questo modo qua, se vado sicuro, guardate che io non ho ancora aggiunto acqua, eh? E se aggiungo acqua il montaggio vola. Guardate, avete visto la quantità? Basta. Molto delicato, però si sente il bergamotto, è molto presente. Però non è invadente, non invade il bagno, no? Non è come quei bergamotti o quelli agrumati che magari sono, come dire, esplosivi. Questo è delicato. Questo è delicato e devo dire che adesso aggiungo un po' d'acqua al pennello e devo dire che fa un montaggio
Ecco qua, un po' d'acqua. Un goccino. Assolutamente consistente. Qua. Direi che il montaggio c'è. Ce n'è ancora assolutamente tanto nella ciotola. Volessimo aggiungere. Profumo, ripeto, bergamotto delicato. Adesso sciacquo, ovviamente. Eccolo qua. Lo tolgo con le mani. Vedete che rimane un bel effetto. Adesso mi sciacquo veramente. E vediamo il post-radatura. Sapori artigianali, dicevamo, quindi. Ecco, lascia comunque la pelle molto molto idratata. Poi non c'è stata la rasatura, quindi dovrei giudicarlo dopo una rasatura, però la pelle è assolutamente morbida. Non è per niente secca. Vediamo un po' sulla mano. Vedete? La consistenza. Importante, ma ancora il pennello ha inglobato un bel po' di sapore, di crema proprio. Vedete che è proprio una crema. Spero che si veda. Bene, proviamo adesso. Tocchiamo la ciotola. Piace quasi utilizzarlo così a vuoto. Ecco, vedete, è ancora rimasto. Ne ho messo già poco, un piccolo frammento che vado a conservare per riutilizzare. C'è proprio una caccolina perché buttarla via. Andiamo a provare il lizzero. Il lizzero, spero che sia proprio il lizzero, se non è il lizzero è il panna zucchero, penso che sia il lizzero. Eccolo qua. Comunque strutto. Questa è quasi una crema. Macerazione, tabacco da pipa. Guardate, una crema. Possiamo provare un montaggio in viso, che dite? Vediamo. Strutto, eh? Bello grasso. Io provo.
Oh, sì. Ma quella qui per la ciliegia. Questo strutto però è ancora più protettivo. Guardate qua. Chiama acqua. Qui siamo a livelli di protezione impressionanti, eh? Qui sembra quasi di avere il burro in faccia. Il lizzero. Ancora un po' d'acqua. Troppo denso per fare i miei gusti. Eppure più aggiungo acqua, più si densifica, eh. Questo non va neanche via. Lizzero. Col viso. Mi rimangono i frammenti. E fa fatica a andare via, eh. Ci vuole una rasatura qui. Guardate. Come questo è il tabacco da pipa. Vedete, guardate, non è mica andato via. Bisogna portarlo via con l'asciugamano. Anche qui, ancora di più, non ho ancora andato via tutto, quindi devo ancora sciacquare. Il post è incredibilmente morbido, ma ripeto, la sensazione era quella di avere in faccia il burro fuso. Pelle liscia con questo strutto, eh? Incredibile. Proviamone ancora uno, proviamo ancora il velocissimamente il Barber Shock. Pezzettino. Ciotola di Rocco. Facciamo velocemente, solo, qua, montiamo solo già come monta. E questo monta tanto, eh. Sarà che il pennello era molto bagnato. Guardate che montaggio. Per la quantità che ne è stata messa, eh. Premono sulla mano. Anche questo molto protettivo, molto grasso. Barber Shock, si chiama così. Spero almeno di non sbagliarmi. Delicato. Questo è quasi per il mio naso neutro. Anche se vi sono delle essenze, insomma. Che chi sei interessato può chiedere direttamente all'Andrea Raffaldi.
Drughetto, che è un soprannome che deriva proprio dalla lavorazione del sapone. Adesso io non da una parte di lavorazione che... Allora, bene, sciacquato gli attrezzi, che dire? Fa sempre piacere quando si ha la possibilità, il privilegio, l'onore, io lo ringrazio di provare dei prodotti artigianali, casalinghi, chiamoli così, come questi saponi, ben riusciti. Non li ho provati tutti perché chiaramente non vi ruberei troppo tempo. Ne ho provati però tre, di cui due sul viso e uno in ciotola sulla mano. Impressionante, lizzo, impressionante quello con base strutto, perché effettivamente. Spero che sia corretto quello che sto dicendo, penso di sì. Effettivamente è come spalmarsi del burro in faccia. Ecco, io avrei voluto radermi, magari domenica lo farò con questo sapone, e che praticamente ho fatto fatica a togliere. Quindi ancora adesso, toccandomi qua, sento come avessi una patina di protezione. Quindi è un po' saldatura eccezionale, frutto appunto di questa lavorazione del grasso animale che. Il nostro Andrea ha imparato a affinare in questi anni. Io vi ringrazio, spero che questa piccola digressione sia stata gradita. Vi saluto e vi do appuntamento domenica per la rasatura domenicale degli amici della Pagonotomia. Grazie a tutti e buona giornata.